Arcovolo 4 dell'Arena è stata svelata una statua che riporta Maria Callas in città, prima un premio internazionale ed ora un'opera d'arte realizzata dal maestro scultore Albano Poli in occasione dei 70 anni e della Divina dal debutto. Arrivò a Verona dall'America dove conobbe nel 1947 il maestro Giovanni Zenatello e oggi Maria Callas ha una statua che la ricorda 40 anni dalla scomparsa e a 70 dal debutto in arena, proprio qui, nell'Anfiteatro Romano. Era il 2 agosto ed era nel ruolo di Gioconda sotto la direzione di Tullio Serafini. La statua è ad altezza naturale, la divina era 1,72 m. È realizzata con una tecnica detta fusione in bronzo a cera persa. Ci sono voluti mesi di lavoro per la finitura che è lucidata a specchio nella parte dorata. La scultura, commissionata allo scultore di fama internazionale Albano Poli, a prima vista sembra sia pronta a prender vita. Maestro, lei come l'ha immaginata, come ha voluto renderle omaggio, rendendola in pratica immortale? Nel suo periodo migliore, dal 52 al 57, dove è stata la grande Callas. E sono onorato che me l'abbiano, diciamo così, commissionata. Una lavorazione prestigiosa che tiene conto dell'interagire del bronzo col rame. Un'opera unica, così come lo è il Festival Internazionale Scaligero Maria Callas. Questo deve essere un segno importante non solo per la città ma per il mondo, perché proprio questa sera nasce uno dei più grandi soprani del Novecento. Un altro nome di fama internazionale, grazie a questa statua, si lega definitivamente alla città di Verona. Un omaggio doveroso della città di Verona a Maria Callas, che è niente in confronto a quello che lei ha regalato a Verona e a tutto il mondo con la sua voce e la sua carriera straordinaria.